Dirò poche cose, anche perché il periodo che è sotto esame è un periodo nel quale, come dire, io mi sono occupato di sindacato e poi addirittura sono stato 10 anni, 12 anni all'estero, quindi mancano molti. Però sono state dette alcune cose che mi suscitano qualche reazione, e poi nell'intervallo ho letto anche la tua relazione, Gennaro, che richiama altre. Allora, mi pare che Zanini alla fine si interrogava, e poi ha provocato la domanda di Gigi, sul fatto perché la sinistra cattolica, insomma, i cattolici progressisti a questo punto hanno, diciamo pure, rifiutato Craxi e guardavano con favore a Berlinguer, per semplificare. Io sono molto d'accordo con la tua interpretazione, che lì fu in modo anche un po' così discutibile. Indubbiamente il protagonismo del PSI Craxi, la Milano da bere, per ridurla a banalità, no? E scontrava con invece non tanto la politica del PC, ma la figura di Berlinguer. Non c'è dubbio che non tanto l'austerità, ma l'austerità praticata da Berlinguer, diciamo così, l'apparenza, la sua sobrietà, il suo modo di fare, di comportarsi. Ecco, io accedo a questa tua interpretazione, e che non vuol dire che, perché poi che contrasta con tutta una fase precedente, che se vogliamo parlare delle acli che conosco meglio nella vicenda degli anni 60 e fino a un certo punto degli anni 70, il rapporto era stato con il Partito Socialista, con la sinistra, con Lombardi, con Riccardo Lombardi, non con la segreteria. E tanto è vero che ci fu, voi ne siete testimoni, l'esperienza dell'ACPO, eccetera. E poi anche fallito il tentativo dell'MPL e la confluenza nel PSI. Io ricordo, credo di... Ci fu il congresso di Genova alla fine del 72, dopo negoziamo lì l'ingresso vostro, 4 nel comitato centrale, 1 in direzione, mi ricordo di aver preso parte a questo tipo di... E quindi non è che si ignorasse, poi io me ne andai, fui sconfitto nelle acque, quindi me ne andai, non è che ignorassero la presenza di Livio in primis, poi tua e di Gigi. E c'era anche Carlo Lizza, se lo ricordo bene, insomma, Luciano Benadusi era il quarto del comitato centrale. Quindi non è che non si sapesse, ma a un certo punto, diciamo, in particolare con l'arrivo di Craxi, non c'è più quel feeling lì, venne meno. E venne avanti invece la figura di Berlinguer, eccetera. Ruggero, io ero nel 76 alla Badia Fedolana con Balducci e mi ricordo bene quella riunione, dove non è che chi diceva stava a fare liste, no, era una discussione, ovviamente Balducci animava questa cosa, c'era Daiero Lavalle, Alberigo, Piero Pratesi, c'eri tu, c'ero io, c'erano anche, non ricordo più, c'era Tanzarella di Bari. Era un gruppo, e lì l'idea era appunto gli indipendenti di sinistra, già esistevano, il PC voleva aprire ai cattolici la lista indipendenti di sinistra, e si furono fatte delle proposte di candidature. Se posso fare un'autocitazione, io rifiutai, ma rifiutai perché non ero d'accordo sull'idea del compromesso storico, ero impegnato già nella CIS, nel sindacato. Tanto è vero che credo di avere sulla coscienza Piero Pratesi, perché Piero Pratesi, tanto per l'aneddotica, non aveva nessuna intenzione di fare deputato, ma quando io dissi no, fu sottoposto a un tale massaggio da parte di Franco Rodano, che abbiamo evocato, che il buon Piero accettò, e ve lo rimproverò poi una volta, perché c'era un certo numero di posti da riempire, diciamo, per dare consistenza alla presenza, e quindi... accade anche questo, ma questo non è rilevante. Per quanto riguarda la tua relazione, Gennaro, ho visto che tu poi all'inizio parli
dell'azzeramento del cattolicesimo sociale, diciamo, e l'arrivo dei cattolici democratici, che sono tutt'altra categoria politicista, secondo me, e che era un altro modo per chiamare i democristiani. Che non vuole, non sentivano faticoso chiamarsi democristiani, cattolici democratici, ma i cattolici sociali, diciamo, erano un'altra cosa. Razza. Tu parli del loro azzeramento, effettivamente, dopo le vicende, soprattutto a Cliste, certo. In definitiva, c'è una. Però poi giustamente tu citi il caso del referendum sulla scala mobile dell'84, è quella che è condotto da sostanzialmente tu parli di Carniti, e quella è una forte ripresa subspecie sindacale di quello stesso filone che poi fra parentesi aveva molto inverato anche con i cattolici del no del 74, perché se è vero che lì c'era anche Scopole e altri importanti intellettuali, però dal punto di vista dell'animazione di base fu la sinistra CISL, la sinistra ACLI. Non arrivò un voto dalla sinistra CISL. Non credo, ma comunque questa è un'altra storia. Questa è un'altra, il 74 sto parlando, e che secondo me, io leggo il 74 come la rivincita sul 72, perché la vera breccia nell'elettorato cattolico della Democrazia Cristiana fu il 74. Ugo, mio, si disperde. Non è più un voto cattolico, è un voto di dispersione a sinistra. Ma insomma, vabbè, ma questo però voglio sottolineare come effettivamente se il cattolicesimo sociale è andato affievolendosi e poi afono, eccetera, nella vicenda della scala mobile è molto importante il ruolo della CISL, anche il ruolo della UIL nelle dimensioni proprie e anche dei socialisti della CGL, perché no? Ma dal punto del rapporto con Craxi, questo è importante, fino al punto, Gennaro, che bisognerebbe, non voglio interpretare io Pier Carniti, ma io allora facevo parte del segretario della CISL e partecipai sia pure marginalmente a quel negoziato a Palazzo Chigi con De Michelis per fare un provvedimento, certo, per il lavoro giovanile, ma insomma lasciamo perdere, ogni tanto si fa un provvedimento per il lavoro giovanile che non so che fine abbia fatto come compensazione, una delle compensazioni rispetto alla scala mobile, ma comunque fu talmente rilevante che a un certo punto ci fu uno scontro fra Carniti e Craxi. Certo. Perché Craxi, De Mita aiutando, no? De Mita, andiamo tutti al mare. E i miglioristi del PC, Chiaromonte, certo, eccetera, c'era tutto per ridime. E fu soltanto la tenuta di Carniti, certo, e della CIS, ecco, che disse: se voi cambiate le carte in tavola per, certo, paura del referendum, buttiamo all'aria tutto, denunciamo, eccetera. Che quindi fu forse decisivo, l'ultima volta che un'espressione più sindacale che politica, ma in campo politico in quel caso, si trattava pur sempre di una legge, di un decreto, no? Il cattolicesimo sociale ha avuto un'importanza. Concludo dicendo che però dopo, tu parli a un certo punto di Slavina del 92-93, eccetera, anche dopo, però è fuori dal raggio d'azione di questa ricerca, mi pare, c'è un'altra incarnazione dei cattolici sociali che sono i cristiano sociali. Vedi caso, sempre Carniti e Ermanno Gorieri creano il movimento dei cristiano sociali all'inizio degli anni dopo, nel 93-94, che arriva perfino a avere una ventina di parlamentari quando ci sono le elezioni, e che poi sarà una delle componenti che danno vita ai DS, componente riconosciuta, e poi saranno tra coloro che sosterranno di più nei DS. Allora io entrai, ritornando da Bruxelles, entrai tardi, ma entrai nell'operazione, e componente importante relativa, ma insomma riconosciuta per aiutare la nascita del PD, sul quale poi c'è un grande punto interrogativo
per quanto mi riguarda, ma fino a lì siamo arrivati. Grazie. Allora, ci abbiamo un ultimo intervento. Io però vorrei su questo in particolare, perché sennò poi perdiamo il tempo con... Vieni, vieni. Ah, c'è D'Andrea, giusto. No, se ti va, Giampaolo, se ti va, non siamo qui... Questo però è il tuo tema. Sarò rapido, provo a darvi un contributo. Io non entro nel riassunto che ha fatto già Gerardo Bianco di tutta una fase, pur avendola vissuta abbastanza direttamente insieme con lui e con gli altri. Lo trovo perfettamente corretto e quindi non entro in questo. Se mi consentite, in questo caso più da studioso di storia del movimento cattolico e della DC, vorrei sollecitare in coloro che si accingono a completare questa ricerca vorrei sollevare alcune questioni, soprattutto di metodo. Vedete, è vero che di solito la storia politica non si esaurisce nella storia delle istituzioni parlamentari, è vero, però non si può fare la storia della politica senza una cronologia precisa delle istituzioni parlamentari, altrimenti diciamo cose che vanno a ruota libera. Ci sono dei dati oggettivi che in Italia sono la successione delle legislature parlamentari, dei cicli politici che aprono e chiudono, una cronologia di cui non si può fare a meno, perché alcuni dei fenomeni ricevono in sede parlamentare, quindi poi anche di dibattito politico generale, persino in sede di dibattito culturale, che spesso non precede ma segue quello che accade sul palcoscenico della politica, questi elementi oggettivi vanno tenuti nel conto per ricostruire le dinamiche che invece sono evidentemente meno oggettive, cioè vanno ricostruite, a volte sono implicite, non vengono direttamente espresse. Ve lo dico perché, provando a guardare dal lato di chi si sforza di ricostruire la storia della Democrazia Cristiana anche in relazione al rapporto con il Partito Socialista, oggettivamente il maggiore alleato dal 1959. Noi questa cosa talvolta la dimentichiamo, anche noi nel ricostruire la nostra storia in una certa polemica che Gerardo ricordava, poi abbiamo avuto nel dibattito interno. Ma noi non dobbiamo dimenticare che almeno dal 1959 c'è chi addirittura ci porta un po' più indietro agli ultimi tentativi di De Gasperi poco prima di morire, di aprire un colloquio con Pietro Nenni, e questo è abbastanza notorio a voi che studiate queste cose. Noi abbiamo avuto come Democrazia Cristiana il più forte dei nostri alleati è stato il Partito Socialista, con le gioie e i dolori che poteva procurarci e con le gioie e i dolori che noi potevamo procurare al Partito Socialista, perché lo dobbiamo sapere questo fatto. Per cui è un alleato importante. Io credo che bisogna fare un grande sforzo per chi ricostruisce questo rapporto dal vostro punto di vista, cioè dall'esperienza di come veniva vissuto dal mondo socialista, anche qui direi dal mondo socialista, non solo dal Partito Socialista, perché anche voi avevate componenti essenziali sindacali, anche voi avevate componenti essenziali intellettuali, non solo quelle nate poi più, diciamo, in maniera più strutturata attorno al mondo operaio, ma insomma avevate una larga presenza nel mondo accademico che ispirava scelte e dibattiti anche nei momenti precedenti. Penso a tutte quelle che hanno accompagnato alcuni importanti dibattiti sulle riforme strutturali dei centrosinistra organici, anche quelle che hanno aperto e provocato momenti di difficoltà e di crisi. Quindi è un mondo complesso che bisogna guardare nella consapevolezza che ha
e nella interpretazione che ha di queste dinamiche. Io vi pregherei di tener conto invece di alcuni elementi particolari della storia del Movimento Cattolico che fanno da, o se preferite dell'ADC, che fanno da punto di collegamento con questo dibattito. Dal 59 DC e PSI sono alleati, vivono l'esperienza del centro-sinistra organico guidato da Moro, con qualche polemica, ma devo dire con risultati che alla distanza sono invidiabili. Questo è il punto da cui bisogna partire. Invidiabili se vengono guardati con gli occhi del dopo. Noi non abbiamo mai avuto nella storia di questo nostro paese né una concentrazione delle politiche di crescita, né una concentrazione delle politiche di redistribuzione del reddito pari a quelle che si sono realizzate in quegli anni. Questo è incontestabile. Poi abbiamo denigrato vicendevolmente queste vicende per supportare la tesi di un cosiddetto avanzamento del quadro politico, uso volentieri il termine vostro, ma in realtà il nostro era corrispondente, perché avevamo bisogno di prepararci allo sblocco del sistema politico. Qualcuno stamattina, non mi ricordo se Craveri, ha detto, ed è quello uno dei principali problemi, che poiché il nostro sistema politico era bloccato e poiché tutti desideravamo che si sbloccasse, molte delle cose che sono accadute a cavallo tra la fine degli anni 60 e poi gli anni successivi sono spiegabili solo con l'ansia di capire in che direzione si sbloccava il quadro politico. Qualcuno stamattina ha parlato, non mi ricordo chi, della proposta di riforma Amato, dico così, cioè della idea di fare di proporre il presidenzialismo, con quell'articolo che precedette, mi pare, il congresso di Rimini o successivo, immediatamente successivo al congresso, di Rimini, che io me lo ricordo peraltro pure il saggio, che era una novità assoluta oggettivamente nel dibattito istituzionale italiano, perché quello era un tema tabù che noi non avevamo mai visto sollevato, tranne, lo possiamo dire chiaramente tra noi, nelle derive di Pacciardi e compagni dal dopoguerra in poi, per via di questo pregiudizio che avevamo data l'esperienza fascista, diciamo la verità. Nessuno l'aveva sbloccato, nessuno aveva provato a coniugare in termini di evoluzione del sistema democratico una soluzione presidenziale. È vero che c'era l'esperienza di Mitterrand, l'avete detto bene, in Francia. Qualcuno, mi pare tu, interrompendo chi lo ricordava, ha detto: ma state attenti che Mitterrand aveva il più grande partito socialista, poi diciamo la verità, forse dopo quello tedesco in quel momento, a fronte del più piccolo partito comunista, più o meno è così, di Occidente. In Italia invece noi avevamo il più grande partito comunista, ma non avevamo ovviamente il più piccolo partito socialista, perché il partito socialista italiano, almeno negli anni in questione, aveva avuto un exploit rispetto alle vicende precedenti. Noi riteniamo abitualmente che il tema della consistenza dei partiti e il tema dell'assetto istituzionale siano slegati, invece sono collegatissimi. Non si poteva fare il modello francese in Italia in maniera credibile perché non c'era la forza caposaldo del movimento francese. La DC era assolutamente indisponibile su una soluzione presidenziale o semipresidenziale e i socialisti non avevano la forza per realizzarla. I comunisti, che avrebbero avuto la forza per realizzarla, non ne avevano la convenienza, per cui il modello francese era obiettivamente improponibile. Poi c'era un altro elemento, il sistema elettorale che c'era sotto. Noi avevamo un sistema elettorale assolutamente proporzionale e puro, che mal si concilia con una soluzione di tipo francese, come non ieri, ma dopo ci hanno mostrato i numerosissimi rapporti di riesame delle istituzioni francesi, originate tutte dall'intelligenza socialista francese, che ci hanno messo in evidenza la debolezza del rapporto tra il semipresidenzialismo francese e il sistema elettorale ivi vigente. E noi dobbiamo far tesoro di questa analisi. Secondo argomento che volevo richiamare alla vostra attenzione
e che dal punto di vista dell'atteggiamento democristiano pochi lo ricordano, ma secondo me è la data essenziale, si deve tener conto di una data fondamentale nella vita della Democrazia Cristiana e del mondo cattolico. Il referendum sul divorzio. Non lo dico io, lo dice Aldo Moro. Lo dice Aldo Moro in un discorso nel quale prova a spiegare ai democratici cristiani sconfitti nel referendum sul divorzio, sconfitti perché Fanfani volle schierare il partito in quanto tale, è notorio che Moro non fosse di questa opinione, però si schierò il partito in quanto tale e persero, perdemmo. Moro in Consiglio Nazionale fece un discorso eccellente, quello che per un pezzo ha citato stamattina anche Craveri, cioè quello degli sviluppi orizzontali, diciamo, dei collegamenti politici, in cui fece un'altra affermazione da non dimenticare. Per la prima volta gli elettorati tradizionali dei partiti hanno votato senza tener conto delle indicazioni dei partiti e non su un argomento politico, ve lo cito quasi letteralmente, non su un argomento politico, ma su un argomento che riguarda i diritti civili, la convivenza, il modo di interpretare l'esistenza nella società ormai organizzata in maniera diversa da quella tradizionale. E noi, disse Moro, non siamo stati in grado di intercettare quell'elettorato. Poi fece pure la polemica con Nenni, che era andato a Piazza Navona subito dopo il risultato del divorzio a tentare di utilizzare come alternativa all'ADC il risultato sul divorzio. Come fate a non considerare questo come l'elemento che fa partire una dinamica completamente differente? Soprattutto perché immediatamente dopo, cioè nel luglio del 1975, per la prima volta alle elezioni amministrative, si realizza il sorpasso delle sinistre sull'ADC, non era mai accaduto dal 48, ma si realizza, io non ve lo dico come rinfacciandolo, ma per tener conto, con il contributo determinante dei socialisti, che erano alleati nelle città nelle quali la sinistra vinse, del Partito Comunista. Altro tema, Gerardo ricorderà che su quello noi facemmo cadere la segreteria Fanfani, su quello più che altro, non sul referendum sul divorzio, e eleggemmo provvisoriamente Zaccagnini segretario per provare a ricomporre un quadro di alleanze e di rapporti. Per la DC è un passaggio fondamentale, segna tutti i momenti successivi, perché da quel momento tu non hai più la certezza dell'alleato, parliamoci chiaro, dell'alleato strategico nazionale che avevi avuto fino a quel momento, ma l'alleato strategico nazionale che avevi avuto fino a quel momento non si fidava più strategicamente della Democrazia Cristiana, cioè si era determinata una condizione di difficoltà, una lacerazione dei rapporti tra i due partiti. Parte da lì, secondo me, il sistema di relazioni successive e l'evoluzione delle dinamiche successive. Perché poi ci sono due tentativi paralleli. Uno è Craxi, di rilanciare l'alleanza vista dalla parte socialista con la tesi della democrazia dell'alternanza. Vi ricordate, si discuteva alternativa, alternanza, si faceva pure un po' di confusione nell'uso di queste parole, ma insomma si voleva dire che in attesa dell'alternativa, che non poteva venire almeno a livello di elezioni politiche, si provava a fare l'alternanza, ma questa cosa aveva in sé una qualche ambiguità, cioè l'ambiguità che l'alternanza era in parte la successione tra DC e PSI nella guida del governo, ma in parte era anche lo sbilanciamento dell'alleanza a sinistra o verso il centro a seconda che guidasse l'uno o l'altro. Ce lo dobbiamo riconoscere con freddezza a distanza di tempo, senza dover mettere in crisi il disegno di nessuno. Sono dati di cui, a mio avviso, bisogna assolutamente tenere conto, altrimenti non riusciamo a fare passi avanti nella interpretazione di quegli anni. Dopodiché basta guardare la successione dei governi. La successione dei governi dopo la morte di Moro, che segnano una svolta, e io condivido quello che ha detto stamattina Craveri, Moro non pensava al compromesso storico come soluzione di governo. Moro pensava a un passaggio
transitorio di legittimazione del Partito Comunista. La sua teoria la enuncio benissimo nel discorso di Benevento, di allargamento dei centri concentrici. Fece anche addirittura una distinzione tra la cosiddetta democrazia di governo e la democrazia, non mi ricordo come la chiamò, non la chiamò costituzionale come avrebbe potuta chiamarla, ma insomma vuole dire la democrazia che include quelli che sono disposti a fare un passo avanti. Poi lui parlava con questo linguaggio un po' anche complicato da riportare in sintesi. Dopodiché ha provato a far fare questo, anche qui non c'è Pomicino, io un po' delle cose di Pomicino non le condivido come ricostruzione, non perché non siano vere, ha detto tutte cose vere, ma ha messo in piedi una successione di fatti che non è quella del dibattito reale nella Democrazia Cristiana nei rapporti col Partito Socialista. Se ci fosse stato gliel'avrei detto. Andreotti aveva guidato i due unici governi antisocialisti, non che escludevano i partiti socialisti, antisocialisti, che c'erano stati dal dopoguerra in qua. Il primo, dopo la caduta del governo Colombo, quando imbarcò i liberali inopinatamente nel governo, ce lo dobbiamo ricordare, e il secondo, quando mise lui stesso in difficoltà con la guida del governo di solidarietà nazionale, il rapporto con il Partito Socialista. Moro quasi perfidamente scelse Andreotti per guidare quel governo e dette come motivazione che era l'unico che rassicurava il mondo americano. Poi invece, per le cose che abbiamo sentito anche questa mattina, non era manco vero questo, per se è vera l'altra tesi, che cioè in realtà Moro e Craxi si ritrovarono d'accordo, come mi pare abbastanza vero, nella vicenda di Sigonella. Quindi il presupposto che Moro potesse essere più rassicurante per il mondo filoamericano nel momento in cui che Andreotti fosse, nel momento in cui Moro apriva al Partito Comunista, mi pare una cosa che alla fine non regge all'esame dei tempi. Ma sta di fatto che si crea questo governo di solidarietà, nemmeno di solidarietà nazionale, era della non sfiducia, perché il primo governo Andreotti di quella fase era della non sfiducia, prima che nascesse il governo sul quale poi i comunisti fecero il passo in più, che fu il governo delle astensioni. Ma saltava completamente la partecipazione dei socialisti. Vi dico, ciò non accadde ugualmente in periferia in quel momento, una cosa delicatissima. Io rivendico di aver costituito in Basilicata una alleanza di compromesso storico, diciamo così, cioè allora di accordo istituzionale con il Partito Comunista, che prevedeva l'elezione di un comunista alla presidenza del Consiglio regionale, ma mantenendo una giunta regionale di centrosinistra organico di CPSI, PSD. Io l'ho fatta così nel 75 e non ero un isolato. La feci d'accordo, devo dire, per esempio con Colombo, la feci d'accordo con la segreteria del mio partito. Cioè, per dire, la realtà ha una sua complessità che va seguita con riferimento, a mio avviso, molto molto oculato alle date e agli accadimenti e a che cosa accadeva nei partiti interlocutori. Noi sbaglieremmo a ricostruire le vicende dell'ADC senza capire che cosa stesse succedendo nel Partito Socialista Italiano un po' di più di quanto certe volte diamo oggi l'impressione di capirlo, e voi non riuscireste a capire le dinamiche, si potrebbero fare infiniti altri esempi, se non teneste conto di questa peculiare storia che aveva svolgimenti in cui molto spesso il detto e il non detto si compensavano, ma i fatti, gli accadimenti e le scelte sono documentati, almeno con quelli bisognerà fare i conti. Scusate, grazie Dante. Io... No, grazie, molto prezioso. Io voglio solo ricordare ad Andrea, poi do la parola anche agli altri, ci diamo un po' una regolata per tentare di chiudere tra una mezz'ora e tre quarti, perché sono quasi le cinque. E che in quegli anni avviene anche un fatto importante tra il 69 e il 75,
Il PSI crolla, sì, sì, anche questo. Il PC arriva al 35. Fa parte anche questo dei numeri oggettivi, no, sì, cioè sono quelli di certo. Allora, no, dicevo una cosa velocissima, infatti rispetto a sempre questo modello francese che si chiede come questa cosa non succede. Non vado a dire, nel senso che in Francia è vero che il Partito Socialista rifondato cresce, ma con delle grosse difficoltà fino al 1981. Cioè lì che cambia la storia del sistema è l'elezione presidenziale, non il sistema elettorale. In quel caso l'accendere. Sì, ma non il sistema elettorale. Ma è possibile solo perché sono più forti dei comunisti, se no non c'è il sistema presidenziale. Ma come non c'è il sistema presidenziale? Lo hanno fatto prima. Nel senso, ben prima. Cioè, è che era De Gaulle, diciamo. Ma il sistema è stato fatto dal 58 al 62. Ma regge con la sinistra, perché i comunisti con Marcet erano una forza minima. Ma i comunisti erano una forza minima. Non perché prendono pochi voti nelle elezioni legislative, perché il sistema semipresidenziale con il ballottaggio pone sostanzialmente il fatto che Mitterrand lo aveva dimostrato questo nelle elezioni del 65, perché le prime elezioni dirette in Francia, elezioni dirette, perché in origine l'elezione semipresidenziale non era diretta, De Gaulle la prima volta non viene eletto dai cittadini, ma da un collegio. Nel 65 lui fa il candidato di tutta la sinistra e porta De Gaulle al ballottaggio. Poi nel 69 è fuori dai giochi, nel 74 porta Giscard d'Estaing al ballottaggio, ma i comunisti sono sempre più forti ancora dei socialisti, tanto che le prime elezioni dove i socialisti prendono un po' di voti in più dei comunisti sono quelle del 78, che però sono elezioni legislative che la sinistra francese, intesa comunisti e socialisti, comunque perdono contro gli scar. Quindi lì la differenza la fa il sistema semipresidenziale, che al ballottaggio, il candidato che va al ballottaggio, evidentemente che tutta la sinistra convoglia i voti lì. Non a caso Mitterrand al ballottaggio non ha neanche bisogno di telefonargli a Marcel, e non a caso quando scioglie la Sagra Nazionale e va alle elezioni legislative e c'è la marea socialista dell'81, non avrebbe nemmeno bisogno dei voti dei comunisti per fare il suo governo. Sì, se lo faceva da solo, non a caso mette dentro quattro ministri comunisti, di cui solo uno ha qualche ruolo, il ministro dei trasporti. Gli altri tre non contano assolutamente niente. Tanto che quando il vicepresidente Bush, che è vicepresidente di Reagan, se non sbaglio, o probabilmente è un suo, viene a fare la visita in Francia e incontra Mitterrand, non c'è nessun problema, c'è cioè, i comunisti. E poi la dimostrazione ultima, poi chiudo, che la legge elettorale e legislativa conta veramente poco. Nell'86 Mitterrand cambia la legge elettorale da maggioritaria a diventare proporzionale per far entrare, per mettere in difficoltà la destra e far entrare il Fronte Nazionale dentro. E il fatto sta che il centrodestra vince per le elezioni tranquillamente e c'è la prima coabitazione e tutto il resto. Quindi secondo me bisogna fare attenzione quando si parla del lì che cambia il modello in Francia è il semipresidenzialismo, cioè è l'elezione della carica monocratica, non della legge elettorale, tanto che poi chiudo la terza Repubblica francese con tutte le sue magagne e tutto, è stata dal 1877 al 1940 sempre in piedi con un sistema maggioritario, che però non dà la stabilità. Che ha cambiato il sistema è stata l'introduzione del semipresidenzialismo, dell'elezione diretta del presidente e del ballottaggio, che per forza di cose fa questo tipo di traino, non della legge elettorale, è semplicemente questo, a me non mi pare che sono... Grazie. Io volevo solo aggiungere ai fini per capire bene la cosa, cioè la Francia com'è? Sì, adesso deve intervenire. E aggiungere sulla questione francese che il Partito Socialista è alleato di un sindacato forte che se la gioca alla pari con quello comunista ed è forte. Secondo, che Mitterrand è il capo della massoneria forte,
Mitterrand è il capo di una forte massoneria che nelle aree, nella forza del sistema statuale francese, gioca 10 volte di più della tradizionale massoneria vicina al PSI in Italia. Questa è una condizione decisiva, decisiva. Però entriamo nel merito. Io ci abbiamo mezz'ora. Ma cioè, io faccio in 5 minuti. No, voglio darle... No, ma lo voglio fare io. Sì, voglio però tentare di chiudere questo punto, perché sennò il poverino, io adesso gli darò al nostro amico un libro che ho scritto 20 anni fa sul litigio socialisti in chiesa, quindi c'ha un po' di elementi cattolici del tempo, i litigi con Rosati, insomma, gli articolacci, perché allora siccome ci stampavano sui giornali, ci ospitavano sui giornali, e c'è un po' di tracce anche su carta stampata, non solo sulle nostre chiacchiere, perché il punto centrale che secondo me manca anche, che dobbiamo parlare anche con Palmini, perché Palmini lo saltiamo un attimino, perché il suo intervento è dedicato prevalentemente a un'analisi del rapporto tra Comunione e Liberazione, socialisti e Chiesa, cosa per me molto importante, perché è abbastanza decisiva nell'accentuare tra l'87 e il 90 la crisi finale, diciamo così, del rapporto tra craxi socialisti e in particolare gli ambienti cattolici e la Chiesa stessa, anche la stessa gerarchia, anche Monsignor Ruini. E però è laterale, se preso da solo non, secondo me rischia di farci andare fuori strada come interpretazione. Ma il punto centrale però, ripeto, per quanto riguarda il testo di Zanini, è questa violenza polemica che si realizza in particolare sui media, ma anche nell'opinione intellettuale di vertice dei cattolici rispetto ai socialisti che sono degli zozzoni. Io non voglio difendere il socialismo, la sua traduzione umana di quegli anni, la Milano da bene, che comunque è successiva, è della fine degli anni Ottanta, ma insomma non voglio entrare nel rapporto senza senso tra chi gli ha fatto il concordato e la gerarchia come istituzione mondana, diciamo così, gerarchia. Lasciamo stare queste questioni che sono importanti, ma la questione è in parte quello che diceva, legata a quello che diceva Covatta, non c'è ritegno nella saltare i socialisti da parte degli ambienti cattolici di vertice. Consiglierei di prendere un paio di annate, basta sfogliare, di Civiltà Cattolica, prendere Avvenire un paio d'anni, un anno e mezzo, guardare che cosa raccontano in giro da Padre Sorge agli altri. Padre Sorge non è ancora andato a Palermo, sta ancora a Civiltà Cattolica, e prendere queste testimonianze scritte per capire che Padre De Rosa ha scritto 20 articoli sul Partito Socialista tra l'88, l'86, 87, 88, ma delle robe. Io naturalmente, siccome poi Padre Rosa era un frequentatore di Vallombrosa, diciamo così, veniva agli incontri delle agri di Vallombrosa tutti gli anni, e insomma eravamo, non dico diventati amici, perché, ma ancora adesso, perché non è ancora morto, ogni tanto andato a Civiltà Cattolica, in questi anni l'ho incontrato in qualche mese, e non dico che si vergogna, ma si mette a ridere nel ricordo di questo, non dico astio, ma questa linea politica è una posizione esplicita, netta, costante e continuativa, che era di carattere personale. Vi faccio solo un caso, poi mi fermo. La rivista della San Paolo, Jesus, c'aveva un mensile, non so se c'è ancora più Jesus. Nelle more di questi litigi, in cui io naturalmente sono lì compromesso, perché mi pigliano per la giacchetta, Covatta è più laterale, più mondano, più laico, io sono un po' più prete, sto là in prima figura, non mi piace essere preso, però sto lì, mi tocca anche per rispetto alla nostra massoneria interna, insomma non ci difendi, insomma le solite cose che voi potete capire, mi fanno un'intervista lunga, approfondita, è un mensile, 10 pagine, 8 pagine, sempre su questi argomenti. Credo che lo troverai in questo libretto, spero che ci sia anche lì senza andare a cercare.
E Padre De Rosa gli fanno fare il commento a queste cose. Io non dico le cose che sto dicendo qui, insomma, non, soprattutto insisto sul fatto che questi cattolici non sono poi dei poveracci abbandonati in questo partito di miscredenti, di massoni, insomma, contano ancora qualche cosa, come dimostra la storia, cioè visibilmente, cioè, non è che... E metto in rapporto questo nostro contare qualche cosa col contare dei cattolici nel PC, per esempio, che è un paragone possibile, un paragone visibile, un paragone convincente ai miei gusti. No, ma mi Mazzola come un povero disgraziato proprio. Potremmo fare molti altri esempi, cioè c'è un disegno. Io naturalmente successivamente in questi ultimi 10-15 anni, quando non abbiamo più niente da difendere né lui né loro, frequentandoli, continuando a frequentare in particolare i reverendi padri, e insomma gli ho detto: ma perché ce l'avevamo fatto? Ma che avevamo fatto? E l'unica ragione, perciò la sottolineo qui davanti a voi, è che noi questa storia di CL li aveva preoccupati, questo andare a CL, questo stare nell'88-89 in particolare due volte a Rimini con i ministri, con Martelli, con la scuola privata, con noi che intervenivamo, con Monsignor Silvestrini, allora cardinale, già diventato cardinale, che va a Rimini dopo di noi e dice: ah, c'ho solo da dire la battuta di Bixio, chi ha più filo da tessere tesserà, chi ha più forza da giocare, cioè, come a dire, non mi rompete le scatole, cari democristiani, se questo più male di voi andrò con loro. Questo il povero Silvestrini, non vi dico quello che gli hanno poi detto e fatto, che però c'ha le spalle larghe, si difendeva da solo, ma insomma, per dire, non se ne perdeva una di battuta. E questo rapporto con CL incide sul recinto elettorale, sulla capacità, così raccontano, di essere determinanti nella decadenza della democrazia, noi socialisti, noi con rapporto con CL. Questo è quello che mi hanno raccontato. Mi sembra parzialissima come risposta. C'era qualcosa di più profondo. Cos'era? Una roba, come dite voi, antropologica? Una differenziazione antropologica? Ma non mi pare proprio che alla fine della fiera fosse così visibile e forte. C'era qualcosa di più profondo che è rimasta nel profondo. Non lo so, io no. Questo è, siccome ho un dubbio, è un dubbio che attraversa la nostra vita, che ha amareggiato e ha fatto vivere anche le nostre coscienze, quindi sarei in grado, vorrei essere felice di capire se qualcuno tira fuori, lo approfondisce, lo fa vedere meno appassionatamente di come lo possiamo far vedere noi, meno che siamo di parte, che siamo più addetto. Questo è quanto volevo dire. Ma è che è difficile da, credo che sia, vabbè, difficile da capire, perfetto. Da trovare i documenti, no, cosa, appunto, credo che questa cosa dipendesse, come adesso, come tante volte nella storia, dal problema del cambiamento delle classi dirigenti. Il problema fondamentale era che se i socialisti, se Craxi avesse vinto, sarebbe andata al potere una classe dirigente rispetto alla quale la Chiesa aveva meno strumenti di controllo, perché la Democrazia Cristiana comunque li poteva, diciamo così, controllare minacciando di scomunicarli come cattolici. I comunisti li poteva controllare minacciandoli che se no non gli dava la patente democratica, con i socialisti non aveva nulla. Allora, per quale ragione questa patente democratica non li spingeva a diventare realmente democratici e quindi attori effettivi di quel sistema? Perché non se la prendevano con il loro legame evidentemente formidabile, che ancora nell'88, 89, 90 permaneva, almeno fino al crollo del muro? Per quale caspita di ragione? Ancora non riesco a capire, vuol dire che la forza di reazione dentro un sistema infiltrato come era l'Italia, dentro il potere del sistema che era rappresentata da questa rete, diciamo così, di attenzione e di forza del KGB, per dire una roba che avrebbe potuto minacciare l'esistenza del Partito Comunista, il suo frantumamento, la stessa vita dei suoi dirigenti, era talmente forte, era talmente alta, che gli evitava col 75%, col 35% di andare al governo. Ma io col 35%, fossi stato anche Berlinguer, avrei cambiato l'inno, avrei cambiato il nome, mi sarei socialdemocratizzato, ma che mi frega?
il Partito Socialista, Socialista Medio Europeo col 35 andava al governo. Perché mi evito di andare al governo? Qual è la ragione? La mia purezza? Eh no, c'è qualcosa di più profondo. Allora, questo qualcosa di più profondo è indifendibile? Non si può neanche dire? Perché questo è il punto. Il blocco del 35 ha creato le condizioni per cui il Craxi, che viene sospinto, come io scrivo in quel testo, da una forza esterna, da un obbligo esterno americano a diventare forte, però gli rimane il 10% e viene alla fine ammazzato, perché impazzisce lui, impazzisce il suo mondo, avendo loro il 30% del potere col 10% elettorale, sono fregati, sono inevitabilmente decaduti moralmente. Perché Martelli è quello che è, la mia nonna Bera è quella che è, perché c'è un rapporto diverso, sballato tra l'elettorato, il consenso, la forza, la gente che c'è intorno e il tuo potere. Questa è la realtà, questa è la forza e la debolezza della democrazia. Questo è quello che è successo. Allora, perché caspita i preti, mettiamo, o i padri gesuiti di Civiltà Cattolica, o la direzione di Avvenire, o chi scriveva sui giornali cattolici, o queste cose qui. Perché era un altro mondo. Vabbè. Cioè, non c'è spiegazione, io, benissimo. No, cioè, io te la posso te la posso ma... una cosa. Cioè, quando io sono entrato nel Partito Socialista, l'interpretazione della gente che sta intorno a me era: hai visto quello lì? Sta cercando di salire sul carro con cui si diventa vincitori. No, che poi non avevo, io sono diventato niente. E quel poco sono diventato, non lo sono diventato grazie al Partito Socialista. Da cui non ho mai avuto nulla. Ma neanche noi abbiamo avuto niente, no, se siamo in questa condizione, no, di miseria. No, ma voglio dire, cioè, voi avete avuto i ruoli ufficiali, avete avuto le cose in Parlamento. Io, no, sì, ma a me a 59 anni mi hanno mandato a casa, non avendo mai rubato in vita mia. E allora? No, qualcuno mi paga questa cosa, tanto per dire una fesseria. No, Gennaro, scusa. Ma sì, giusto, hai ragione. Non lo sapevo. Prego, allora, non siamo molto lontani da questo però, come argomento. No, lontanissimi. Beh, a Canfora c'è l'evoluzione e il fallimento del PSI di Craxi nella fase conclusiva della Prima Repubblica. Sì, questo che peraltro più che un titolo è una descrizione, c'è già un inizio di saggio praticamente, quindi io sul titolo mi riservo naturalmente, ma era quello che serviva perché bisognava in qualche maniera cercare di centrare la questione. Tanto non funziona. No, c'è la registrazione. C'è la registrazione, pardon. Allora, sono mezz'ora che sbatto qui. Potevi farmi un cenno. Scusami. Allora, beh, parte questa gaffa. Allora, sulla questione appunto del titolo, c'è... è una questione, no, è una questione aperta. Io ho una serie di problemi, perché... perché è un periodo storico che non rientra, diciamo così, in quello che finora è stato il mio percorso di ricerca. Un po' perché, ovviamente, si aprono adesso questi orizzonti. Peraltro, nell'arco decennale ho anche la parte ultima, quindi sono veramente a ridosso del... Come diceva uno storico, appunto, Tortarolo, dice: qui stiamo alla storia degli zii, insomma. No? E lui diceva con un certo disprezzo, naturalmente. E quindi, facendo la storia degli zii, io mi sono posto una serie di problemi che qui parzialmente, non dico di aver risolto, ma insomma è stato molto molto utile, perché ho avuto la possibilità di mettere a fuoco un po' di questioni almeno su cui lavorare. Vado veramente molto molto velocemente perché tardi, siamo tutti stanchi. No, io sono più stanco del quarto d'ora che ho a disposizione, quindi cerco di essere brevissimo, però voglio mettere un po' a fuoco alcune questioni generalissime. So che sono banalissime e qui vi aiuto eventualmente a, come dire, a cercare di andare un pochino più nel dettaglio dei punti generici che io ho posto. Allora, intanto l'arco cronologico, anche l'arco cronologico l'ho colto qui, nel senso che il mio saggio dovrebbe essere conseguente a quello di Nanni Ceci. E quindi, dovendo lui fermarsi all'87, io direi che il mio arco cronologico può essere tranquillamente 87-94. Quindi, fine, diciamo così, i governi Craxi, 94, la nascita del Partito Popolare. Quindi Martinazzoli, che è appunto il terzo, diciamo, di questo incrocio Forlani-Andreotti-Martinazzoli. Naturalmente Martinazzoli finisce l'esperienza della DC con questa costruzione del Partito Popolare Italiano. Quindi mi sembra che l'arco cronologico sia abbastanza definibile e definito. Allora,
mi par di capire che io mi posso orientare in questa maniera, cioè il rapporto fondamentalmente è Democrazia Cristiana, Partito Socialista. I temi su cui io cercherei di incastrare, diciamo, questo ragionamento, molti sono già usciti, quindi anche qui bisognerà un attimo vedere come riuscire a non ripetersi, perché è chiaro che le intersezioni sono tante rispetto agli altri saggi. Un primo punto che io ho posto all'ordine del giorno per me era la questione delle riforme istituzionali, non ovviamente rispetto alla la grande riforma, ma più in generale, voglio dire, proprio all'idea di Stato, all'idea di democrazia, all'idea di leadership, appunto, che abbiamo più e più volte richiamato. E qui la questione non è soltanto il confronto con il Partito Socialista, ma anche il dibattito interno alla DC, perché non è così schiacciato e, come dire, monolitico, sono un po' di stanchezza, rispetto anche a quanto è uscito da alcune ricostruzioni. Per esempio, questa binomio democrazia parlamentare versus presidenzialismo. Cioè, il presidenzialismo è un tema che all'interno del mondo democristiano viene posto, e viene posto agli anni 70, anzi addirittura prima, con lo Stato, con lo Stato di Bacio Bozzo, con l'ordine civile, ma viene posto con Europa 70 di Bartolo Ciccardini. Cioè c'è un dibattito all'interno della DC, più o meno minoritario, più o meno marginale, ma c'è, esiste, è stato posto. Attenzione, questa è una soluzione possibile, quindi come il mondo democristiano, ovviamente nell'arco cronologico che abbiamo definito, si pone ancora rispetto a questo tema, una volta che è stato riproposto nella versione socialista, secondo me è un tema interessante. Pongo dei problemi sul quale io non ho assolutamente neanche un minimo di approccio analitico, quindi poi vi dirò anche un po' che, secondo me, quali sono le fonti che posso andare a vedere. Sì, ho lavorato più su quello che non sul resto. Poi, il rapporto di CPS nei termini di subordinazione, cioè la polemica che si fa all'interno della DC su quanto, e penso per esempio a Segni nei confronti di Forlani e di Andreotti, su quanto la DC sia troppo subordinata al Partito Socialista, e si dice recuperiamo, che so, i repubblicani, il nostro rapporto sono i repubblicani, non sono i socialisti. Cioè, anche su questo c'è tutto un dibattito che secondo me va assolutamente visto nel dettaglio. E poi naturalmente secondo me il tema che un po' ho già richiamato prima, che è centralissimo, il craxismo come modello di leadership. Quello io credo che sia un elemento assolutamente imprescindibile in un saggio come quello che io ho come compito da svolgere. Vado su alcuni snodi e riprendo un po' quello che diceva anche il professor D'Andrea. Sì, perché secondo me ha ragione in un certo senso nel dire che bisogna anche rispettare un po' una cronologia, cioè vedere quali sono gli snodi fondamentali. E secondo me intanto la prima questione che possiamo fare è proprio sui cambiamenti interni al partito, sui cambiamenti alla segreteria. Quindi ovviamente De Mita, per quanto mi riguarda, come premessa, e poi l'ultimo scorcio fondamentalmente quando poi viene, cioè, e subentra Forlani, il secondo ovviamente incarico, la seconda segreteria Forlani, e poi il discorso Martinazzoli, che invece lì ovviamente cambia tutto radicalmente, nel senso la cesura ottobre 92, gennaio 94, e quindi verso la svolta popolare, quella è una ovviamente una diciamo un nodo, diciamo, certo, temporale, insomma, imprescindibile anche questo, direi, che si definisce da sé per lo sviluppo che ha avuto. La seconda questione, quindi questo come prima, segreteria DC come primo punto. Secondo punto è il mondo cattolico, cioè il cambiamento all'interno del mondo cattolico, che secondo me deve essere considerato sempre in relazione naturalmente alle dinamiche interne della Democrazia Cristiana. E qui c'è il problema della la definitiva fine dell'unità dei cattolici, perché il problema della fine dell'unità dei cattolici ovviamente si pone molto, ma molto prima, però di fatto possiamo considerare che almeno fino appunto all'esistenza della DC i cattolici sono in larga parte, ma in maniera maggioritaria, si riconoscono in qualche maniera o danno un sostegno al Partito Democristiano, che non è più però il partito dell'unità dei cattolici. Può discutere peraltro anche sulla stessa definizione dei partiti cattolici, è stato discusso in sede storiografica, qui è inutile riprenderlo. La seconda questione, sempre relativamente alla questione del mondo cattolico, la questione quindi che si pone connessa del pluralismo, e qui un po' le posizioni meno italocentriche di Giovanni Paolo II
po' c'entrano, cioè, sì è vero che non bisogna neanche troppo sopravvalutare come è stato fatto stamattina, è stato, sì è un papato che in qualche maniera ha un suo ruolo, non è che si disinteressa del, però certamente è diverso rispetto a un atteggiamento di Paolo VI. E anche lì il posto Loreto e quindi la fase ruiniana, che poi diventerà quello della supplenza, diciamo così, del mondo cattolico rispetto ad una DC che va sempre più in crisi fino appunto alla disintegrazione. E poi c'è un terzo tema che non è stato, mi pare, richiamato, che secondo me invece è interessante nel mondo cattolico, cioè il disimpegno dei cattolici. E ogni tanto sono anche gli anni del disimpegno dei cattolici nei confronti della politica. E la scelta, diciamo così, è un tema che per esempio a Milano, tanto per fare per richiamare la Milano da bere, la questione antropologica, la contrapposizione, Martini pone tantissimo, lo pone non così, le pone di fronte alle scuole di formazione politica organizzate dall'Azione Cattolica, cioè nel mondo, non alla parrocchia o appunto in una realtà semplicemente, non sono i discorsi alla città, diciamo così. È un impegno preciso che lui si sente di dover in qualche maniera sostenere in favore di un impegno, di un rinnovato impegno del mondo cattolico, ma è attentissimo a capire perché questo impegno non c'è. E secondo me non è solo Martini, naturalmente, ma è un ragionamento più complessivo. Come? C'è tutto il modello tedesco, la fascinazione che Martini aveva avuto per il modello tedesco, i vescovi tedeschi hanno rotto con la sedia. E certo, sì, sì, sono distaccati. Sì, 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 c'è un'autonomia. Ecco, questo potrebbe essere. Terzo punto. Ovviamente inevitabile il contesto internazionale, cioè il cambiamento della DC, il cambiamento del mondo cattolico, il cambiamento del contesto internazionale, quindi il crollo del nemico comunista, cioè la fine della guerra fredda come crollo del nemico comunista. E quindi la questione che si pone della fine della funzione storica dei cattolici, questo è un dibattito che c'è naturalmente, anche questo non è stato richiamato, singolare, perché è proprio il tema dei temi, cioè i cattolici si esauriscono nella loro funzione, la DC si esaurisce come partito semplicemente perché non c'è più il pericolo comunista? Un dibattito che fanno all'interno del partito. Ovviamente il tema della politica estera italiana, c'è stato lo studio per esempio di Versori su governo Andreotti 89-92, ma insomma mi sembra che possa essere un tema da affrontare, da tenere sempre in considerazione, e all'interno della politica estera in modo particolare la questione dell'Europa di Maastricht, e io appunto coprirei proprio quell'arco, dall'atto unico europeo che rilancia l'azione europeista fino ad arrivare a Maastricht, che appunto cambia, costituisce l'Unione Europea, cambia completamente la strategia anche in relazione a quei vincoli esterni che sono stati richiamati in termini di politica economica e finanziaria. Allora, il quarto punto, sempre in termini di cambiamento, è il cambiamento del sistema politico, ovviamente qui c'è il cuore della questione, che è l'analisi del CAF, appunto, Craxi, Andreotti, Forlani. Qui io, non so, per predisposizione e sensibilità storica mi annoierei un tantino a fare, diciamo così, una ricostruzione puntualmente analitica dei rapporti tra Craxi, Andreotti e Forlani. Cercherei di fare. Non è corretto perché non c'era, c'ha ragione Bianco. Cioè, sì, no, c'è la traccia di Bianco. Sì, appunto, no, probabilmente, ma insomma io cercherei di ragionare su quel sistema. Non c'era un patto, diciamo così, non c'era un patto in itinere. Però diciamo, la rappresentazione, sì, nell'opinione pubblica, è che quel sistema di potere è rappresentato, certo, da questo acronimo che magari appunto, certo, è del tutto fantasioso, come molto spesso accade, ma no, pure individua in qualche maniera. Sì, certo. Esatto. Allora, quindi come si arriva un po' alla fine della disgregazione di questo sistema di potere, quindi del Tangentopoli, anche una sorta di momento apocalittico, diciamo, di questo sistema, secondo me è un tema che inevitabilmente dovrò affrontare, così come si inserisce all'interno di questo processo il problema della proposta Segni, quindi il referendum e la questione morale connessa, diciamo. E da qui arrivare appunto alla fine della DC e all'analisi, alla scelta di Martinazzoli di rifondare un partito di ispirazione cristiana, prendendo anche questo è un aspetto, cioè perché si prende il Partito Popolare, qual è rispetto alla DC il quid che lo differenzia. Scusa se ti interrompo. Nel 93 Acquaviva e io tentiamo di fare un ragionamento con Martinazzoli, eravamo sia noi che loro con le pezze a sedere, eh?
e facciamo, Gennaro, ascoltami, perché devi recuperare quel materiale, facciamo un convegno con Amato e Martinazzoli in cui proponiamo, Amato propone a Martinazzoli di fare una cosa unitaria. E Martinazzoli ci risponde che non è possibile perché le vecchiette che frequentano le parrocchie non capirebbero. È così? La questione è che davanti, mentre stiamo aspettando, tu non è neanche arrivato, mentre stiamo aspettando esce la signora Rosi Bindi dall'ufficio di Martinazzoli, dalla stanza di Martinazzoli, e mi guarda, lui non c'era ancora, mi guarda e mi dice: ma lei che fa qui? Dico: ma dobbiamo andare da Martinazzoli. Ah, voi altri tutti a casa. Stiamo parlando di un anno e mezzo prima della domanda. Voi altri tutti a casa. Dico: grazie. Per venire al pratico. Bene, a questo punto è un ulteriore elemento di... Non so, io diciamo avrei questi come elementi, come grandi snodi anche in termini di terreni, di ambiti, ecco, all'interno del quale operare, in termini di cosa cambia, come cambia, con quali modalità. Mi sembra che questi quattro siano, diciamo così, l'asse fondamentale. La base del ragionamento è che alla fine questa ipotetica alleanza formidabile non riesce a fare il Presidente della Repubblica, pur avendo vinto le elezioni. Quindi questa è la dimostrazione di quale era la consistenza della forza interiore. Sì. Mi pare di un'evidenza assoluta. Uno di loro doveva andare a fare il Presidente della Repubblica, no? Poi Bianco ce l'ha spiegato bene con i voti. Va bene? Sì, se no io, se voi avete, se ha senso per voi, io ho individuato alcuni archivi all'interno del quale, cioè con i quali lavorare, ma diciamo è una cosa che quali carte andare a vedere? Beh, siamo qui pronti a aiutare. Io anche per le carte. Non ce ne sono molte, naturalmente, perché il tempo è assai prossimo, è appunto la storia degli zii, e quindi questo, come sapete, da un punto di vista dell'apertura degli archivi crea problemi. Però, per esempio, lo Sturzo, gli archivi di C ci sono, la direzione nazionale arriva fino al 91, quindi questo ci può aiutare, i consigli nazionali arrivano fino al 93. La quindi... signora Nardelli, o chi per lei, ci ha garantito grande appoggio, quindi passeremo per loro. Per sì, no, riguarda, ci mancherebbe, assolutamente. Due nostri sì. Storici, giovani storici, che hanno avuto in mano le carte Fanfani per il diario, le hanno sistemate 2 anni fa, quindi potrebbero essere contattati. Sono nostri amici che hanno scritto per noi. Sì? Coppola, eccetera. Quindi loro potrebbero aiutare chi va a guardare dentro le carte dei Fanfani per far prima. Certo. Sempre lì archivio di C ci sono i gruppi di CPP alla Camera sino al 94 e quelli al Senato sino al 2001, ma in realtà le carte sono quasi tutte fino al 92. Poi c'è l'archivio Giulio Andreotti. Attenzione, l'archivelia che è alla Camera è consultabile, io l'ho visto per altre questioni, però bisogna vedere quante carte ci sono su DCPP, perché poi lui è uno che fa il passaggio, e quindi da questo punto di vista sarebbe domani. Interessante. Arrivederci. Ciao, domani, grazie. Archivio Pietro Scoppola, naturalmente può essere utile da questo punto di vista, c'è l'archivio Piccoli che però ha molte lacune e problemi. Una cosa inedita che potrei utilizzare, se forse è interessante, sono i diari di Adolfo Sarti, su cui sto lavorando, e che arrivano fino al 1991. Questo potrebbe essere interessante, perché Sarti ha una posizione particolare rispetto un po' a alcuni temi che abbiamo affrontato. E poi c'è tutto il discorso popolo. Popolo. I diari no. No, le carte. Le carte, scusami? Sì, ma vabbè, però rumor, diciamo, per la questione è che sembra che ci siano, le ho viste, sì. Sembra che ci sia materiale per questa fase che lui si è appuntato per i fatti suoi. Ah, io invece non, insomma, non devo diario, andare. Non sono trascritto. No, le memorie, con lui ha fatto le memorie, sì. No, poi sono venuti a chiederci a noi, possiamo far da tramite per essere questi. No, no, quelli. No, Vicenza, sono al Senato, sono al Senato. Ah, le hanno messo. Sono al Senato, però io ho visto, ho dato un'occhiata all'inventario, non mi risulta. Però rivedo con attenzione.
Sulla questione del popolo, oltre ovviamente al, al popolo, cioè a, al quotidiano del partito, ci sono il Fondo San Giorgi e anche quello della redattrice Clelia D'Inzillo che potrebbero essere utili, bisogna vedere eventualmente, allo Sturzo, esatto. E poi ci sono una serie di archivi minori, sempre Sturzo, dal Falco, Falcucci e Costa, che hanno questo arco cronologico che può essere forse utile per ricavare qualcosa. Ma insomma, avevo preparato anche una bibliografia minima, essenziale, fatta di memorie, diari e lavori su, insomma. Però ecco, il materiale fondamentalmente si potrebbe ricavare un po' magari rosicchiato, ma insomma, così, credo. Mi pare che va bene. Una domanda sulle fonti dell'uccisione. Ma di parte socialista alla fondazione Craxi? Non c'è niente. Non c'è niente di questo. È un secondo me lui è andato. Non ci sono, perché io conosco un po'. Le nostre carte personali stanno alla fondazione Turati e sono invisibili neanche dagli autori o da chi li ha versati. Perché lei. Ma questa è una cattiveria che dice. Ma le mie non si vedono. Sono andati a chiederle, non me le fanno, non le fanno. Sono 350 scatole, però sono ordinarie. Ah, non lo so, il signor degli innocenti è l'Accademia Fiorentina, non lo so. Da chi dipende l'Accademia Fiorentina? Ma scusi, sono le sue carte. No, non me le fanno vedere. Vabbè, questo c'ha ragione Covatta, sono un po', mi sono stufato di anni. Hai dato la Firenze, ecco. In missione, vediamo. Eh sì. Carte Craxi, poi le siano autentiche, sono al Senato, alla Camera, le avversate, no? Sì, parte. Signore. Seconda e ultima questione, i tempi. Sì, esatto. Ecco. Ci vorrebbero le date, perché le cose senza data non vengono fatte. Volete darvi una data voi? Perché io mi sono permesso di dire fine anno, un altro po' qualcuno fine mi... Fine anno 2016. Quest'anno, sì. No, è possibile. Allora, ditemi voi. Ditemi, proprio, cioè, letteralmente voi. Impossibile. Per me. Noi dovremmo pensare di quello che dico, ditemi voi, di consegnare la cosa a, cioè, a giugno. Ah, a giugno? Vabbè, cioè, non so, ditemi no, voi. Se non sgarrate. No, che sia realistico, perché è inutile darci dopodomani che poi non la. Noi vorremmo chiudere il libro prima di oggi. Fino a gennaio sono possibile fare qualsiasi cosa che già sono di morte. Allora, giugno 2020. No, no, va bene, dai. No, di modo che così dopo, tanto lo facciamo io per la zona. Dopo quando c'è il libro per non giocare bene, dai. Oh, magari. Noi chiederemo a quelli che sono intervenuti e anche a quelli che non hanno potuto venire di mandare dei contributi o delle cose. Poi ovviamente Gennaro e io siamo qua. Abbiamo la distinzione di questi interventi. Mi dispiace per no, e anche a Calabotto già parlare. Trova dei modi di investimenti. Comunque se stanno a Bologna quando rientra. Comunque se stanno a Bologna veniamo a Bologna, se possono venire a Roma. Parvini, appena rientra l'Arezzo. No, invece un'altra cosa sempre di matura tecnica. Giulio va bene, minimamente la dimensione, cioè che tipo di libro si intende fare? Io vorrei fare almeno 200-300 pagine. Tenete conto che il materiale che raccogliete, il materiale che abbiamo noi, portano 100-150 pagine di documentazione con grande facilità. Quindi, però i testi sono almeno 12, mi pare, no? Contateli un attimo, mettete 50 cartelle l'uno, facciamo gli esagerati, o 30 cartelle. I vostri sono 6, poi ci sono i 4, 11. Se mettiamo 30 cartelle l'uno, sono 350 pagine, 30 cartelle mi sembra un limite esagerato. 30 cartelle, considerando 2500 battute per grosso modo. 75.000 battute. I temi sono molto impegnativi e vasti.